Un grande evento. Oggi utilizziamo alcuni fondi risparmiati per le Universiadi per finanziare ancora impianti sportivi. Abbiamo deciso di finanziare per 8 milioni ancora il Collana a Napoli, per la piscina e tribune, sistema illuminazione, 1,3 milioni per opere di completamento al San Paolo, a Napoli, poi abbiamo ancora finanziamenti per gli impianti al Bricci di Napoli, lo stadio Moccia di Afragola, lo stadio Areche di Salerno, lo stadio Pinto di Caserta, il campo sportivo Conte di Mondragone, palazzetto dello sport a Benevento. Sono ovviamente finanziamenti più limitati, ma tutte risorse che abbiamo messo in campo con le Universiadi. Mi è venuto a parlare ieri il sindaco di Nola, sindaco Minieri, oltre che raccontarmi dei guai finanziari che ha ereditato al comune di Nola, un disastro di debiti, l'ira di Dio, mi ha anche chiesto di dare una mano per riprendere i lavori o realizzarli ex novo per uno stadio a Nola. Cercheremo di dare una mano. Stiamo verificando la possibilità di trovare finanziamenti ulteriori e per cominciare a finanziare un progetto esecutivo. Ma ho garantito anche al sindaco Minieri che daremo una mano per l'obiettivo di realizzare il nuovo stadio a Nola.